inizia da una stanza al sesto piano qui nel centro di Roma, era il 2013, ACI Storico veniva costituito. Presidente Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club, così diede inizio a una nuova argomento, ad una nuova storia per l'Automobile Club, una nuova apertura. Eravate un gruppo di appassionati che vi siete trovati, ma non è propriamente così semplice. La vogliamo raccontare e l'ACI Storico sarà raccontata a 360 gradi da questa nuova trasmissione che sarà in onda su Automoto TV. Ogni 15 giorni una puntata nuova, un argomento nuovo, anzi molti più argomenti nuovi, i soci, le gare, i raduni e poi anche tutte le varie forme di cultura, di restauro, perché no, questo argomento così caro che potrebbe anche dare un grande sviluppo anche all'attività, alla professionalità, alla manualità degli artigiani italiani. Argomenti ce ne sono sempre tanti, grazie ad un'intuizione, se fossimo con un imprenditore così diremmo, un'intuizione geniale da parte, in questo caso, del presidente dell'Automobile Club d'Italia, che nel 2013 ha voluto proprio dare di prima persona il via ad ACI Storico. Buongiorno, grazie per questo spazio che ci dedica così importante e quello che lei dedica ad una passione sua. Grazie a loro, buongiorno. Beh sì, in effetti ACI Storico nasce su un'istanza molto forte della base. Moltissimi appassionati, amici che hanno questa cultura, questa passione per le auto storiche, chiedevano che ci fosse anche un ruolo per ACI. Come è noto, ci sono altre club, altre situazioni, alcune molto importanti, ma che per motivi diversi venivano considerate in quel momento storico non più adatte a svolgere il loro ruolo. ACI è la storia dell'automobilismo in Italia, è la storia dell'automobile in Italia, nasce 112 anni fa, abbiamo una cultura, abbiamo una biblioteca, abbiamo dei documenti che nessuno può avere perché nessuno ha la nostra anzianità e quindi siamo partiti da lì, da quel lontano 23 gennaio del 1905 quando nasce l'ACI e nasce sostanzialmente la storia dell'automobile in Italia. Beh, noi abbiamo creduto che fosse necessario che ci fosse un club come l'ACI che creasse un club nel club dove l'aspetto economico fosse molto trascurabile, dove non ci fossero interessi, dove non ci fosse questa spinta verso fare bilanci, fare numeri, non ci interessava, non era questo il nostro obiettivo, non è questo il nostro obiettivo. Noi sappiamo che ci sono i collezionisti importanti, quelli che hanno le grandi supercar, quelli che vanno ai concorsi di eleganza, quelli che naturalmente sono molto esigenti e sono pronti anche ad investire importanti somme, ma ci sono anche i piccoli collezionisti, quelli che curano con grande amore l'auto di famiglia, l'auto che si è riusciti a comprare con grande sacrificio e restaurare ancora con maggior sacrificio, quelli che amano veramente i loro oggetti, forse di più di quelli che hanno tanti denari e hanno macchine molto più importanti. Abbiamo ritenuto ci fosse la necessità di creare uno spazio per loro, che avessero delle opportunità di partecipare a dei raduni e degli eventi che costassero poco, ma che conservassero questo spirito, quello di voler esibire la propria macchina, quello di poter vedere le altre macchine, quello di poter confrontare, valutare, discutere se un particolare è giusto o non è giusto e poi se fosse possibile, laddove è possibile, anche avere qualche ricambista, qualcuno che scambia, qualcuno che ha, diciamo, un pezzo in più, un doppione, e come da bambini facevamo con le figurine, e scambiarlo con un altro a cui serve. Cioè, questo è lo spirito, questo è ACI Storico. Ovviamente noi siamo per gli grandi eventi, siamo, diciamo, abbiamo tirato su da una situazione molto complessa, molto difficile, in cui era caduta la targa Florio. Abbiamo investito delle importanti risorse, soprattutto nella centesima edizione dello scorso anno, nel centro decennale della prima edizione, sosteniamo la Coppa d'Oro Dolomiti, seguiamo con grandissima attenzione e grande spirito di gratitudine nei confronti del club di Brescia per quello che fa con la Mille Miglia. Riteniamo che anche il Trofeo Nuvolari, evento dell'Automobile Club di Mantova, organizzato in maniera
veramente notevole, notevolissima, da alcuni privati, e noi riteniamo che siano gli eventi su cui AC Storico si debba concentrare. AC Storico è quindi quel club, perché proprio il prefisso club sta proprio a significare la passione, perché è sì un istituto dell'Automobile Club d'Italia, ma è rivolto, come ha sottolineato il Presidente, proprio alla passione di questo argomento così importante e tutte le sue molteplici sfaccettature. Sappiamo che il Presidente è non a caso parla di AC Storico, perché è un valente pilota e non potevamo non entrare in questo argomento. AC Storico da pilota ha un compito importante e lo sta significando tramite l'istituzione di un campionato, di una serie, proprio per dar valore e peso a certe manifestazioni, alla cultura, alla storia dell'automobilismo italiano. Sì, c'è anche qui una domanda, c'è una richiesta di qualificare degli eventi particolarmente importanti, che hanno una storia importante alle spalle, perché questo anche è sicuramente molto importante, e creare un campionato di regolarità autostoriche nei grandi eventi è qualcosa che crea un network di manifestazioni, diciamo quelle con la M maiuscola, che servono appunto a riunire i grandi, grandissimi piloti regolaristi che abbiamo in Italia, ne abbiamo veramente un notevole numero, e che abbiano la possibilità di misurarsi all'interno di scenari particolarmente affascinanti come quello della Targa Florio, Coppa delle Dolomiti, Mille Miglia, eccetera, ed avere così anche la possibilità di far valere le proprie capacità. È una unicità quella del campionato italiano grandi eventi, di questo stiamo parlando, epoca championship è proprio la dizione esatta, e tutta l'Europa guarda proprio a questo esperimento, a vedere dai numeri, la stessa Coppa d'Oro, prima la Targa Florio Classica, 100 e più iscritti, adesso si sta rivalutando, si sta riproponendo la Coppa d'Oro, cioè il secondo round di questo campionato con nuovamente 100 e più iscritti, significa che questo esperimento sta diventando qualcosa di concreto, qualcosa di presente che può avere uno sfogo. Il futuro di questo campionato, cioè, c'è qualche pilota, un Moceri, che tanto con lei ha un buon rapporto proprio dopo la sua vittoria, la terza vittoria alla Targa Florio quest'anno, proprio le ha chiesto magari qualche gara in più, ce ne sono tre però. Bene, aggiungeremo, adesso siamo partiti con tre fiori all'occhiello, diciamo la verità, perché rappresentano veramente, credo, tre eventi indiscutibilmente importanti. Possiamo valutare di aggiungerne qualcun altro, avendo la certezza di mantenere quello standard di qualità dal punto di vista organizzativo e anche storico, perché ripeto, qui non si tratta soltanto di avere delle buone gare, ma bisogna avere anche delle gare che hanno alle spalle una storia importante, che in questi casi non è solo forma ma diventa anche sostanza. Vivere l'automobile, quella storica, quella d'epoca, quella che ha segnato un'epoca, quella che ha portato l'Italia all'eccellenza del mondo, perché qui è l'Italia che è nato tutto quanto e nasce e si porta avanti ancora adesso. C'è chi la vive correndo, c'è chi la vive con i raduni e c'è chi ci lavora su queste vetture, che tramanda nel tempo la propria professionalità. Quello del restauro è un settore importante che potrebbe anche avere una valenza sociale verso i giovani. Come no? Oggi si restaura sempre di più, oggi è sicuramente uno di quei settori, anche se pur di nicchia, in grande espansione. Cioè, si fa tanto lavoro, a volte lo si fa bene, a volte lo si fa meno bene, non sempre dei bravi meccanici
e dei bravi carrozzieri possono essere dei bravi restauratori. Questo vale anche per i tappezzieri, per gli elettrauto, per tutti quanti. Cioè non basta essere bravi, bisogna anche conoscere le tecniche del restauro, bisogna avere la cultura del restauro. Una macchina ben conservata è meglio lasciarla così, anche se qualche riga sulla carrozzeria o la tappezzeria, non sostituirla su una tappezzeria di pelle anche se ha qualche taglio. Ovviamente su questo, essendo un settore che tira, essendo un settore in cui, diciamo la verità, il cliente guarda un po' meno ai numeri di come lo faccia normalmente rispetto a una riparazione e a una, diciamo, di un'auto incidentata, di una situazione di questo genere, e quindi si tende a privilegiare questo settore rispetto a quello normale, dove il numero delle ore, il costo dell'ora eccetera è controllato, perché molto spesso sono le assicurazioni che pagano e quindi c'è una grande attenzione. Qui invece si tratta di un'attività, diciamo la verità, ludica, e quindi si sa che quando ci si diverte, quando lo si fa per passione, si è più tolleranti dal punto di vista economico. E però noi ci siamo posti proprio questo grande problema: grandissimi restauratori, grandissimi artigiani hanno raggiunto una certa età, non hanno purtroppo chi li possa sostituire in famiglia, perché i ragazzi hanno scelto altre strade, perché oggi devo dire sono tante le opportunità in Italia e all'estero. Quindi abbiamo degli artigiani, io mi riferisco soprattutto alla zona dell'Emilia Romagna, del Modenese, dove abbiamo dei fantastici artigiani, come dicevo prima, che però sappiamo già che non hanno chi potrà prendere il testimone quando giustamente si va in pensione. L'altro problema è quello di alzare il livello della qualità del restauro. Come? Facendo formazione. E ovviamente partire dai ragazzi delle scuole professionali, che è cosa che abbiamo fatto, che stiamo facendo in collaborazione anche con i Salesiani. Che cosa fa? Si crea già in questi giovani, che poi dovranno ovviamente dopo la scuola avere degli stage, di un'attività di formazione post diploma, per poi essere inseriti nel mondo del lavoro. Questo, ripeto, significa creare nuovi posti di lavoro, significa soprattutto, ripeto, essendo anche un momento in cui c'è una forte domanda, alzare lo standard di qualità di questo tipo di lavoro. Le iniziative varate da Automobile Club Italia, in prima persona dal presidente, proprio con, l'ha già parlato lui, l'Istituto Gelmini di Roma, dei Salesiani, ma poi sappiamo l'ACI Padova quanto è vicino con la Camera di Commercio, a Brescia stanno nascendo nuove strutture, proprio qualcosa che porterà, chissà mai, all'Accademia del Restauro questa idea, così, questo sogno? Sì, noi collaboriamo anche molto con il Museo dell'Automobile di Torino, che già ha da anni all'interno una scuola di restauro che è stata voluta da Gaffino Rossi, che è un grandissimo appassionato, un uomo di grandissima cultura. Noi con loro stiamo sviluppando appunto questo lavoro, perché un'altra area dove ci sono delle grandissime professionalità in questo senso è proprio intorno a Torino, nell'area piemontese, e in particolare intorno proprio nella provincia di Torino, perché lì sono nate un centinaio di fabbriche di automobili, e quindi diciamo è rimasto il segno di tutte queste, ripeto, più di 100 fabbriche che c'erano in quel periodo in Piemonte, che poi ovviamente quasi tutte hanno chiuso, però è rimasto, e quindi ci sono ancora gli eredi degli eredi degli eredi di chi queste macchine le costruiva, quindi sanno trattare il legno. Quando le strutture erano in legno, sanno trattare i pellami, sanno trattare, diciamo, questa tipologia di lavoro che ormai non esiste più sulle auto di serie.
dal sole della Sicilia all'incomparabile scenario delle Alpi Dolomitiche, con il gran finale nella pianura mantovana tanto cara al campionissimo Tazio Nuvolari. E sarà proprio la manifestazione che a settembre celebrerà le gesta del mantovano volante a chiudere il campionato italiano Grandi Eventi, la serie tricolore di nuovo conio istituita da Automobil Club Italia a dare il dovuto risalto a tre perle dell'automobilismo internazionali, quali la Targa Florio Classica, la Coppa d'Oro delle Dolomiti ed appunto il Gran Premio Nuvolari. Tre gare dalla storia indiscutibile, dal fascino ineguagliato, tre appuntamenti con la cultura dell'automobilismo sportivo che tutto il mondo ci invidia. L'apertura primaverile di Epoca Championship Campionato Italiano Grandi Eventi è stata in grande stile alla Targa Florio Classica. Sin dal primo appuntamento targato Automobile Club Palermo, la serie tricolore ha lasciato intravedere l'elevato potenziale comunicativo e promozionale. L'eterogeneo parterre dei campioni della regolarità classica, presente alla prima delle tre tappe a calendario, ha inaugurato la serie confermando la bontà delle scelte operate da AC Storico, vero e proprio braccio operativo della federazione. Alla Targa Florio Classica hanno vinto Giovanni Moceri e Valeria Dicembre, portacolori della loro Piana Classic, ribadendosi per la terza volta consecutiva nella rievocazione della mitica corsa ed al termine di una tre giorni impegnativa che li ha obbligati a rimontare e quindi superare i primi leader di gara Antonino Margiotta e Valeria Lachiana della scuderia Volvo Club, ma anche Massimo Zanasi e Barbara Bertini. Il medico siciliano affiancato dalla moglie sulla Fiat 508C ha poi duellato a strettissimo contatto con Angelo Accardo e Linda Messina, l'altra coppia Campo Bellese, in gara con i colori dell'Amaranto Montebello. Nella mitica gara sulle strade delle Madonie, nel messinese e nel palermitano, che ha preso le mosse dal centro di Palermo ed ha trovato supporto fondamentale nel Museo dei Motori e dei Meccanismi dell'Università di Palermo, si sono messi in evidenza Massimo Dalle Olle e Alessandro Traversi della scuderia Nettuno Bologna, ma anche Leonardo Fabbri e Vincenzo Bertieri della scuderia Volvo Club e poi anche Antonio Dantinone a maglia De Biase della loro Piana Classic. Mentre gli attesi Giuliano Canè e Lucia Galliani sono stati condizionati e rallentati da una defaillance elettrica della loro vettura. Dopo l'appuntamento sui mitici tracciati dalla Targa Florio, il sempre più numeroso parterre degli specialisti dei passaggi al decimo di secondo sui pressostati si è dato appuntamento alla Coppa d'Oro delle Dolomiti. Gara temuta, sudata, impegnativa per piloti, navigatori e le stesse auto. L'edizione del 70° anniversario della competizione dolomitica, organizzata da Mite Comunicazione ed Automobile Club Belluno. Due giorni, 64 prove cronometrate e poi ancora 5 prove a media disseminate tra i passi dolomitici per un totale di 500 km già teatro delle gare degli anni 50 che hanno impegnato come poche altre volte i concorrenti. Ed è l'equipaggio della loro Piana Classic Team, Andrea Luigi Belometti e Doriano Vavassori, in gara con la Fiat 508 Spider Sport del 1932 a confermarsi anche sul palco d'arrivo di Corsa Italia Cortina. I bergamaschi vincono la gara con il vantaggio di 102 penalità rispetto ai torinesi Gianmaria Hagem e Rossella Conti, secondi con la BMW 328 Roadster del 38 e autori di un miglioramento costante nel corso della gara. Anche la pioggia ha condizionato parte della manifestazione, rendendo difficili i passaggi sulle prove di media, che invece pare abbiano permesso agli emiliani Alessandro Gamberini e Arturo Cavalli di piazzarsi al terzo posto con la Fiat 508C del 1937 nei colori Classic Team.
Quarti assoluti sono Giordano Mozzi e Biacca, già vincitori nel passato della Coppa d'Oro. Quinti assoluti sono i siciliani Francesco e Giuseppe Di Pietra, che con la Fiat 508C costruita nel 1938 precedono i conterranei Giovanni Moceri e Valeria Dicembre, sempre su di un modello Fiat ma del 39 e in difficoltà con la taratura degli strumenti in funzione delle prove a media. La prima edizione di Epoca Championship, campionato italiano grandi eventi, si concluderà in occasione della terza e conclusiva gara al Gran Premio Nuvolari, in programma a settembre a Mantova, dove si assegnerà il titolo tricolore. Dopo la prova dolomitica, la classifica vede confermarsi al comando Moceri e Dicembre con 64 punti, seguiti al secondo posto dai bolognesi Canè e Galiani con 52 punti, mentre terzi sono Belometti e Vavassori con 40. La loro piana Classic Car Team ipoteca il titolo italiano grandi eventi per scuderie.